Volte anche nell'ultimo periodo avete sentito parlare di religione in Cina? Ebbene spesso, molto spesso. Questo tema giunge alle nostre orecchie tramite le testate italiane, europee, ma anche occidentali più in senso generale, collegato alle persecuzioni religiose. Basti pensare allo scandalo delle sterilizzazioni forzate sulle donne uigure esploso su tutti i giornali a fine giugno 2020, o ancora prima la rimozione dei simboli islamici, la demolizione forzata di chiese, i famigerati campi di rieducazione. Ma che cosa sappiamo davvero delle religioni in Cina e della loro gestione da parte dello Stato della Repubblica popolare. Ebbene oggi in questa nuova puntata del podcast i draghi sono fiumi tenteremo insieme di accendere un faro su ciò che è la spiritualità o forse meglio dire su ciò che sono le spiritualità in Cina e sul loro rapporto con lo Stato. Parleremo di confucianesimo, di buddismo, di taoismo che sono le tre grandi custodi di quelle che sono le tradizioni cristallizzate a fondo nel passato, nella storia, nella cultura cinese nonché chiaramente delle religioni importate dall'estero. Alcuni alcune delle quali riconosciute dalla Repubblica Popolare, altre che invece eh, non lo sono. Cominciamo subito con un quadro normativo, quadro normativo di carattere costituzionale che trova per l'appunto all'articolo 36 dell'attuale Carta Costituzionale cinese un riferimento alla libertà religiosa. I cittadini della Repubblica Popolare cinese godono della libertà di credo religioso, nessun organo dello Stato, organizzazione politica o individuo può costringere i cittadini a credere o non credere né discriminare i cittadini che credono o non credono in una religione. Lo Stato protegge le normali attività religiose, nessuno può fare uso della religione per impegnarsi in attività che disturbano l'ordine pubblico, mettere in pericolo la salute dei cittadini o interferire con il sistema di istruzione dello Stato. Gli enti religiosi e gli affari religiosi non sono soggetti ad alcuna dominazione straniera. Ma guardando oltre la previsione costituzionale, la domanda che sorge spontanea a questo punto non può che essere ma qual è il reale atteggiamento del governo nei confronti delle religioni? Ebbene, da sempre nella storia della Cina le religioni, specialmente le religioni importate dall'estero, hanno incontrato ostacoli non indifferenti. In più occasioni sono state espulse, in altre fortemente represse. Quei movimenti che rischiavano di mettere a rischio l'autorità o la credibilità dello Stato non sono mai stati e non lo sono tutt'oggi neppure tollerati dallo Stato. Sotto la leadership del presidente Mao, soprattutto nell'arco di tempo dei dieci anni della rivoluzione culturale, la libertà religiosa venne talmente martoriata da continue, inflessibili censure e repressioni, fino al punto di scomparire quasi completamente. Il recupero, possiamo dire, dei diritti costituzionalmente garantiti in tema di libertà religiosa, anche se non completamente, tornarono comunque a galla nel famoso periodo delle riforme portate avanti da Deng Xiaoping. Oggi le religioni ammesse da parte della Repubblica Popolare Cinese sono in tutto cinque, sono il taoismo, il buddismo, il protestantesimo, l'islam e il cattolicesimo. Il confucianesimo è chiaramente riconosciuto, ma si può dire che rientri forse più all'interno di un orientamento filosofico piuttosto che di un, di un vero e proprio credo religioso. Ad ogni modo, data la sua importanza e la sua lunga storia, complessa, particolarmente travagliata anche, sarà proprio il confucianesimo il primo dei protagonisti di questa puntata. Ciò che ancora oggi deve essere molto chiaro è... È che il patto che intercorre tra Stato e religione in Cina, un patto silenzioso ma forse neanche troppo silenzioso, è che la libertà religiosa è comunque una concessione che lo Stato fa al cittadino. È sempre stato così anche nella Cina imperiale: era il sovrano a permettere o vietare le varie pratiche religiose. Una concessione appunto che, in quanto tale, non deve in nessun modo interferire con la politica portata avanti dal partito. Questo concetto emerge in tutta la propria chiarezza se si pensa che i membri del Partito Comunista sono obbligati a non aderire ad alcun credo religioso. Ecco, dopo questa prima parte introduttiva delle dinamiche che ruotano intorno alle religioni in Cina, come già accennato, ora ci soffermeremo sul Confucianesimo, sul Taoismo e sul buddismo. Chi di noi non ha mai sentito o letto un aforisma o una citazione attribuita a Confucio? Confucio eh, in cinese Kong Fuza, letteralmente maestro Kong. Nasce nel 551. Anticristo e sarebbe stato poi destinato a essere l'anima di una delle principali scuole nonché di una delle principali influenze di pensiero della cultura cinese. Ecco, sebbene spesso le frasi di Confucio o attribuite a Confucio vengano scritte e riportate nei biscotti della fortuna, piuttosto che non su Facebook o sulla pagina dei capitoli dei libri, eh, il maestro Kong non scrisse mai nulla. Tutto ciò che conosciamo è stato appunto tramandato e appuntato da allievi e discepoli il confucianesimo si focalizza particolarmente sul miglioramento di se stessi, sull'elevazione della moralità di ciascuno, sull'idea di armonizzazione dell'uomo con il mondo attraverso la pratica della sensibilità, della conoscenza, dell'umanità e della rettitudine, al fine anche di migliorare la vita familiare e di conseguenza la vita sociale, per cui l'idea che un uomo migliore che porta all'armonia e al buon funzionamento dello Stato, l'uomo buono che concorre a creare uno Stato buono. Si trattava di una scuola che non operava alcuna discriminazione sulla base dello Stato sociale e che anzi si mostrava rispettoso e inclusivo nei confronti delle diversità. Il Confucianesimo non parla di dei, non erige altari, ammette che non tutto sia sotto il proprio controllo, ammette la cosiddetta volontà del cielo, però si occupa dei principi etici, dell'edificazione dell'uomo. Dell e della sua coscienza. Per questo più che una religione si parla più di un, di un orientamento laico. Il confucianesimo eh, non trovò sempre una vita facile all'interno della storia della Cina, in particolare durante la rivoluzione culturale, si dice infatti che Mao Zedong avesse due mortali nemici. Il primo era il generale Lin Biao che eh, morì insieme alla sua famiglia a seguito di un incidente aereo e il secondo era proprio Confucio. Questo perché Confucio e il suo pensiero venivano visti eh, come retaggi del vecchio feudalesimo, il simbolo di una Cina borghese, dunque nemica del popolo. Il confucianesimo ritroverà la propria legittimazione in Cina paradossalmente con la leadership del nuovo Mao, per cui dell'attuale presidente Xi Jinping e oggi esistono centinaia di templi laici, possiamo dire, dedicati appunto a Confucio. Ma se per il confucianesimo possiamo con ragione dire che si tratta di una sorta di religione laica, eh, vi sono due religioni nel vero senso della Parola che pulsano nel cuore della tradizione cinese. La prima è il taoismo, è un simbolo taoista che abbiamo tutti perfettamente in mente: il simbolo dello yin e dello yang, il divenire del macrocosmo e del microcosmo. Lo yin è il pezzo nero, rappresenta la donna, ma anche la notte l'acqua, il freddo, nonché la morbidezza e l'introspezione. E poi c'è lo yang, la parte bianca, simbolo maschile associato al fuoco, alla luce, alla durezza, all'estroversione. Ciascuno porta al proprio interno un cerchio più piccolo del colore opposto che sta a significare che dentro entrambi vi è una parte del proprio contrario. La realtà nasce dalla loro interazione, dall'armonia che la loro contrapposizione provoca nel continuo reciproco limitarsi e crearsi a vicenda. Il taoismo immagina un soffio vitale, detto Qi che permette agli animali, all'uomo, all'universo intero di, di esistere. La scuola taoista fu in netta concorrenza a suo tempo con quella confuciana e oggi tra le varie correnti del taoismo, eh, quella nettamente prevalente è il taoismo detto Zhen, ossia insegnamento della verità integrale, una corrente che dà una grande importanza al mantenimento del proprio corpo e alla coltivazione interiore dell'individuo. Il taoismo Chuanzhen fu eletto da Gengis Khan a religione principale della Cina e oggi, dopo essere sopravvissuto alla rivoluzione culturale, il taoismo è tra le religioni riconosciute dallo Stato cinese, nonché tra quelle più fiorenti. Un'altra religione ben radicata nella storia cinese è il buddismo, arrivato in Cina intorno al I secolo attraverso la via della seta. Eh, la fede buddista oggi è forse eh, quella meglio accettata e maggiormente tutelata dalla Repubblica popolare, grazie soprattutto all'impegno profuso negli ultimi anni dedicato alla normalizzazione dei rapporti, possiamo chiamarla così. È facile vedere però come non sia sempre stato così. Analizzando anche soltanto la storia recente dal 1949, vale a dire dalla nascita della Repubblica popolare cinese, eh, se continuava a sostenersi da parte del Partito Comunista la promessa di mantenimento della garanzia della libertà religiosa ai cittadini, in realtà le eh, limitazioni, le repressioni, la censura nei confronti del buddismo fu veramente molto eh, pesante. Poi, a partire dall'inizio degli anni 50 vi fu una nuova valorizzazione del buddismo, fino a quando, chiaramente come tutti sappiamo, nel 1959 eh, gli eventi tibetani e la conseguente fuga del Dalai Lama. Non stravolsero nuovamente le carte in tavola. L'associazione buddista cinese smise di operare, molti monaci furono presi e reclusi nei campi di rieducazione, e solo a partire dagli anni Ottanta i templi cominciarono a essere restaurati e i cittadini iniziarono a riscoprire il buddismo. Che, come abbiamo detto all'inizio, oggi è forse la, la religione più tollerata da parte dello Stato. Più tollerata sempre chiaramente nell'ottica di una concessione data dall'alto e quindi soggetta comunque. A regole, controllo, limitazione, anche abusi a volte, tutte caratteristiche proprie di tutto ciò che è considerato un favore invece che un diritto fondamentale dell'essere umano e come tale connaturato all'esistenza della persona e quindi non comprimibile neppure dallo Stato. In ultima analisi arriviamo a parlare delle religioni che meglio conosciamo perché sono a noi molto più vicine, religioni conosciute in Cina ma che essendo di importazione straniera vengono ancora oggi trattate dal Partito Comunista e dal governo in generale con diffidenza, con un occhio possiamo dire molto meno tollerante, se non addirittura apertamente ostile in qualche caso. Parliamo naturalmente dell'Islam e del Cristianesimo. In Cina oggi i musulmani corrispondono al 2% della popolazione. La componente più numerosa sono gli Hui, di cui però non fanno parte gli Uiguri, in quanto gli Hui con gli Han condividono sia la lingua sia i tratti somatici, mentre gli Uiguri stabiliti soprattutto nella regione dello Xinjiang, ma anche nello Hunan e nello Henan. Pur essendo di fede islamica, sono una minoranza turcofona culturalmente e anche geneticamente molto diversa dai cinesi. Per cui eh, sono stati separati. La storia dell'Islam in Cina ha avuto una dinamica veramente complicata e controversa, tra scontri, rivolte diversi gruppi terroristici. Da una parte i tentativi di sinizzazione e intolleranza nei confronti dei musulmani, dall'altra parte, diciamo la ricerca di sempre più autonomia. E in qualche caso persino dell'indipendenza. Durante il periodo della rivoluzione culturale, l'azione intrapresa fu quella di chiudere tutte le moschee, sciogliere le associazioni religiose, abolire i matrimoni tra eh, correligionari, internare il clero islamico in campi di lavoro forzato e cancellare tutte le feste islamiche. Da allora le cose chiaramente cambiarono molto. Dal 1979 in avanti sono state aperte scuole private presso le moschee, nel 1983 è stato aperto un ufficio per lo studio degli scritti sacri dell'Islam. Siamo tuttavia ancora oggi molto ben lontani da una tutela reale, come dimostrato dalle centinaia di testimonianze, dai documenti e dagli articoli in merito. Per quanto riguarda invece il cristianesimo. All'alba della nascita della Repubblica Popolare Cinese nel 49, fu una delle tante religioni definite inutili e dannose e le restrizioni della libertà di culto furono gravissime. Durante gli anni 60, i sacerdoti e i membri del clero cristiano, persino chi aveva effettivamente aderito agli ideali della rivoluzione, fu mandato nei campi di lavoro forzato. La rivoluzione culturale fu una parentesi tragica per i diritti umani, per i diritti religiosi di tutte le religioni che non solo del cristianesimo, per la cultura, per l'istruzione, per, per la tradizione e così via. Eh, oggi, secondo le statistiche, i cristiani cinesi si aggirerebbero intorno al 4 o 5% della popolazione, la comunità protestante del 2010 superò i 58 milioni di persone e eh, uno dei maggiori esperti di religione in Cina, che è Feng Gangyang, eh, sostiene che la Cina sia destinata a diventare il più grande paese cristiano del mondo. Anche se purtroppo le discriminazioni, gli abusi e le persecuzioni in molti casi ci sono anche nei confronti dei eh, cristiani. Basti pensare che la Chiesa di Dio Onnipotente, movimento religioso di origine cristiana, è la chiesa più perseguitata in Cina in assoluto. Molti dei loro esponenti si trovano anche qui in Italia in qualità di rifugiati politici. In chiusura facciamo notare che l'ebraismo in Cina non è riconosciuto dallo Stato né in qualità di religione né in qualità di minoranza etnica. Questa puntata termina qui con un consiglio di lettura che è un piccolo gioiellino in lingua italiana sull'analisi e la storia delle religioni in Cina. Dal titolo La perla del drago di Maria Morigi, edito da Anteo Edizioni. Arrivederci, alla prossima settimana.